Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Respiriamo profondamente, inspirando dalle narici, facendo scendere l'aria fino a giù, giù, nel profondo della nostra pancia, che si riempie d'aria, si gonfia, si espande. E poi espirando sempre dal naso lascio che l'aria risalga attraverso la mia pancia, il mio stomaco, i miei polmoni, la gola, ed esca. Continuo questa danza di respiro e porto la mia attenzione solo a questa. Cerco di non unire il senso di chi sono io con nessuna immagine, con nessun pensiero e con nessuna sensazione. Semplicemente qui, così. Ora sei completamente in te senza sforzo. Hai avuto accesso rapido a questo stato, a questo posto che è il tuo vero posto. La pace è il tuo profumo e il silenzio. Quel silenzio senza tempo, senza limiti, senza perché. Così come sei. Nota com'è semplice, com'è naturale. Nota come ciò che sai in questo momento, questa consapevolezza, non è mai arrivata e quindi non può andarsene. È stata sempre qui e sarà qui eternamente. Dal silenzio ti leggo la lezione numero 245, che dice così: la tua pace è con me, Padre, io sono al sicuro. La tua pace mi circonda, Padre, ovunque vado, la tua pace mi accompagna. Essa diffonde la sua luce su tutti coloro che incontro. La porto a coloro che sono afflitti, soli e timorosi. Do la tua pace a coloro che provano dolore, o si affliggono per una perdita, oppure pensano di essere privi di speranza e di felicità. Mandali a me, Padre mio. Fa che io porti con me la tua pace, poiché voglio salvare tuo figlio come è tua volontà, così che io possa arrivare a riconoscere il mio sé. E così andiamo in pace. A tutto il mondo diamo il messaggio che abbiamo ricevuto. E così veniamo ad udire la voce che parla per Dio, che ci parla mentre riferiamo la sua parola, il cui amore riconosciamo perché condividiamo la parola che egli ci ha dato. Probabilmente qui ci viene ricordato di non scendere a compromessi. Molto spesso, quando si arriva alla consapevolezza di ciò che siamo, quando si apre davanti a noi e in noi la vera essenza della vita, veniamo comunque trascinati, anche se per poco tempo, nell'illusione che viene creata dagli occhi di chi ci circonda o dagli occhi di chi comunque fa parte del nostro intorno di vita, come ad esempio la famiglia. Molto spesso ci appare un po' complicato poter accedere o rimanere in quello stato di pace. E diciamocelo, a volte ci si nervosisce perché si vorrebbe far entrare in quello stato e si vorrebbe dare le chiavi di accesso a quello stato alle persone che ci circondano, che vediamo che non stanno così bene. Ecco, questo a volte può accadere, ma è importante che prima possibile, ogni volta che accade, ci accorgiamo di questo in primis, ci sorridiamo e ricordiamo che il nostro ruolo è di accorgerci di questa verità, di accorgerci della verità che è e che siamo,
e semplicemente sederci in lei. Non possiamo e non è nostro dovere lottare contro le illusioni altrui, ma sì che è il nostro potere l'irradiare ciò che è quando siamo. Rimanere lì, attenti e presenti, in modo equanime agli avvenimenti, durante i dialoghi con le altre persone, è fondamentale perché da lì si irradia l'essenza della vita. Non sai come, non sai quanto, non sai quando, ma c'è. Lascia che queste piccole grandi sfide di a volte confronto con le realtà percepite dagli altri e che sicuramente tu riconosci perché in un qualche dato momento anche tu le hai create e probabilmente continui a crearle. Ecco, abbi il coraggio di stare vicino a queste illusioni, ad accorgerti, a vederle, a lasciare da parte il giudizio, di sapere che sono illusioni, di sapere che la verità è un'altra, di sapere che c'è un altro modo e di stare lì, nella verità, in quella verità che avvolge e abbraccia tutto, in quella verità che è e che non è possibile conoscere, semplicemente è possibile esserlo. E lascia da parte la mente, perché la mente in questo momento si sta dicendo: in che senso? Se non la capisco, se non vedo, non credo. Lascia da parte. Non è necessario credere. Siamo qui per fare l'esperienza di questo, non per credere e non per capire. Ed è proprio in quei momenti in cui ti avventuri, attento, presente, equanime, dentro o vicino agli accadimenti, alle illusioni, interpretazioni e proiezioni degli altri, senza lasciarti coinvolgere, senza arrivare a pensare che probabilmente quello che stai vivendo tu non sia vero, ma sia più vero quello che stanno vivendo loro, rimanendo ben ancorato alla verità. Questo è tutto ciò che devi fare per diffondere la luce della vita, la vita, l'essenza. Non affaticarti, non lottare, non giudicare. E non perché sia proibito. Sei così libero che puoi anche scegliere di farlo, ma non serve. Non è necessario. Non è necessario.